Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Abbiamo la gioia di celebrare oggi la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Questa festa ci ricorda che Dio è più forte della morte, perché la Vergine Maria è nata in modo straordinario per il miracolo della misericordia. Vediamo quindi il Signore perché in Lui la vita trionfa sulla morte e sul male. E per accogliere degnamente il dono della sua parola, del suo corpo e del suo sangue, chiediamo perdono dei nostri peccati. Lo facciamo con la preghiera del Vespro. Interessarci nelle cose di Dio, essere tuffati nelle cose di Dio.
cose di Dio. Quindi in qualche modo il genitore per il figlio deve essere un'icona dell'amore di Gesù. Lo sposo con la sposa e viceversa deve essere in qualche modo il salvatore del proprio coniuge. E tanto più questo vale per noi sacerdoti e religiosi. Capite? Essere tutti di Dio, amare l'altro con tutto noi stessi, ma in Dio, perché l'altro raggiunga Dio, perché l'altro diventa santo, perché l'altro maturi, amarlo in Dio. Invece noi stesso amiamo sì, ma per noi stessi, in maniera egoistica, egocentrica, perché in qualche modo ci sia un ritorno nei nostri confronti, no? Lanciare la persona verso Dio, così facevano i santi. Portavano la persona verso Dio, poi avevano anche il coraggio di ritirarsi, di mettersi in disparte. Tutti dovrebbero avere a volte anche questo coraggio di metterci il cuore in disparte, anche un genitore, perché il figlio pone quella sua strada secondo il progetto di Dio. Quindi Maria la Vergine è tutta dedita alle cose di Dio. Maria deve entrare nella nostra vita perché è madre. Maria non solo è stata la madre di Gesù, il Dio con noi, quindi grazie al suo sì, Dio ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Se oggi il Signore è presente in questa chiesa, in questa parrocchia, in questa regione della Basilicata, in questa Italia, in questo mondo, è perché Maria ha il suo sì. L'amore di Dio, la misericordia di Dio passa tramite il nostro cuore, la nostra libera volontà. E Maria anche oggi è madre nostra. Madre di grazia, se lo Spirito Santo può scorrere nella nostra vita, se noi possiamo vivere un'amicizia con Dio perché Maria è madre di Gesù nel nostro cuore. Paolo VI, che se non sbaglio tra poco sarà chiamato beato, diceva che un vero cristiano è mariano, non si può arrivare a Cristo senza Maria. Quindi noi viviamo la vita di grazia, viviamo l'amicizia con Gesù, se permettiamo a Maria di far nascere Cristo in noi. E Maria Madre deve aiutarci ad essere padre e madre tutti noi. Tutti. Genitori, sappiamo tutti che mettere a mondo un figlio a livello corporale, sì, soprattutto per la mamma è una fatica, però poi la vera fatica è farlo diventare un uomo, una persona responsabile, capace di portare a sua volta anche una famiglia o una vita anche sacerdotale. Lì finalmente si vede il genitore. Se è capace questo bimbetto, questo fanciullo, di farlo diventare un uomo che cammina, pensa con la sua testa, cammina con le sue gambe senza bisogno di nessun appoggio. E questo vale ancora di più per noi religiosi sacerdoti. Se non scocca in noi la paternità, la maternità, guai a noi. Abbiamo gettato la nostra vita. La paternità spirituale è molto più importante di quella fisica e su questa tutti siamo in gioco, tutti dobbiamo rispondere. Penso adesso al fondatore della vostra famiglia religiosa, Servo di Dio, Giovanni Minossi. Spero di leggere su questo la vita. Ma già il padre stesso che ha fondato l'istituto e con annesse tante altre ramificazioni. Ma che paternità meravigliosa! Chi oserà dire che quest'uomo, questo servo di Dio, non è stato padre? Chi oserà dire? Ecco, quindi Maria deve entrare nella nostra vita. Quindi chiediamo veramente a Gesù Eucaristia di donarci questa Santa Messa, l'amore grande per Maria. Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, in un suo discorso, in un suo piccolo libricino, disse che chi riceve Gesù Eucaristia la Santa Messa riceve anche Maria. Perché noi riceviamo il corpo di Gesù. Ma Gesù, da chi ha preso questo corpo? Da Maria. Quindi ricevere il corpo di Gesù in qualche maniera, per una certa misura, significa far entrare anche Maria nella propria vita. Quindi viviamo oggi questo Eucaristia anche in questo modo. L'amore di Dio viene comunicato al nostro cuore, ma con l'amore di Dio anche la nostra madre ci viene riconsegnata. E Maria ci aiuta, ciascuno di noi, a vivere bene questi giorni nella potenza dello Spirito Santo. Questa settimana e tutta la nostra vita. Amen.
nella potenza dello Spirito Santo, fa vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare gli doni che ti offriamo e perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, diede grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. San Giovanni Evangelista, San Giovanni Battista, e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutti i clero, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli degli secoli. Beati, invitati alla cena del Signore, ecco la chiave di Dio che toglie i peccati del mondo. E allora, come benedetta, per non usare gli stessi esercizi
già nel tempo annunciato. Ripeto per cui vi ho detto con qualche cambiamento di orario. Chi vuole partecipare alla meditazione, se il giorno lunga giorno, una delle 9 la mattina, l'altra alle 16. 9.30 e 16. Ah, 9.30 la mattina e 16 la sera. L'ora di adorazione si fa dalle 12 all'1. Poi per ogni altra spiegazione c'è l'orario esposto di voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica il Dio potente.